Ciao e benvenuto in questo video tutorial sull'utilizzo della macchina dello zucchero filato. Come vedi, questa è una macchina dello zucchero filato molto piccola, facile da trasportare ed è per questo che è perfetta in feste ed eventi privati. I bambini amano lo zucchero filato ed è per questo che il noleggio della macchina è veramente una delle idee migliori che tu possa avere per rendere felice il tuo bambino. Ovviamente non solo per una festa per bambini, ci è capitato di noleggiare queste macchine in svariate situazioni, da matrimoni, compleanni di 18 anni, fino addirittura a programmi TV. Per questo in questo video vedremo come si utilizza, qual è il motivo per cui devi noleggiarla e quali sono le problematiche che potrebbero venire durante l'utilizzo e come risolverle. Intanto ti anticipo, il noleggio della macchina comprende, oltre alla macchina, nel cassettino troviamo due oggetti molto importanti. Il primo è l'alimentazione della macchina ed il secondo è un dosatore di zucchero. Questo sarà molto utile quando dovrai inserire lo zucchero all'interno della macchina. La prima cosa da fare, appunto, è attaccare l'alimentazione all'interno di questo foro e attaccare la macchina alla presa di corrente. A questo punto sarai pronto ad utilizzare la macchina dello zucchero filato, ma vediamo quali sono le indicazioni che hai su questa macchina. Questa macchina ha due pulsanti, uno che è il pulsante del calore ed uno che è il pulsante della potenza. Il pulsante della potenza serve appunto ad accendere la macchina e far azionare la testa rotante. Il pulsante del calore invece serve per far portare a temperatura la testata della macchina dello zucchero filato, che è il cuore pulsante della macchina, è quella che fa fare lo zucchero filato. Ti starai chiedendo com'è possibile fare lo zucchero filato. In realtà lo zucchero filato non è niente che zucchero sciolto che viene sparato nell'aria. Attraverso la rotazione lo zucchero tende ad andare all'esterno, lo zucchero è molto caldo quindi diventa appunto caramellato e esce a filamenti. Proprio mentre sta in aria lo zucchero si raffredda e fa appunto lo zucchero filato, proprio il filamento dello zucchero filato. Ora hai anche un controllo della temperatura che quindi ti dice se la macchina ha temperatura o no e anche un fusibile. Ed ora è arrivato il momento di andare a vedere come utilizzare la macchina dello zucchero filato. La prima cosa che devi fare è mettere lo zucchero filato qui dentro, all'interno della testata. È molto importante non lavorare mai con la testata vuota perché rischieresti di bruciare la macchina. A questo punto devi aspettare che la testata si riscaldi e cominceranno a uscire i primi filamenti. Ed è a questo punto che dovrai porre la bacchetta dello zucchero filato sopra alla testata e piano piano farlo girare e farlo ruotare in maniera tale che lo zucchero si attacchi al bastoncino. Una volta che hai imparato ad utilizzare una macchina dello zucchero filato, ti potrebbero succedere alcune problematiche, quindi vediamo come risolverle. La prima cosa che potrebbe succedere è che la macchina non si accende, non dà segni di vita. Ci sono solo due motivi per il quale non dà nessun segno di vita. Il primo è quello che non è attaccata alla corrente, quindi verifica assolutamente che la macchina sia attaccata alla corrente e che dove l'hai attaccata effettivamente funzioni. Il secondo motivo è quello che il fusibile si è rotto. Che cos'è il fusibile? Il fusibile non è nient'altro che un filamento che serve a dare la giusta manutenzione alla macchina, che vuol dire che se ci fosse uno sbalzo di corrente questo fusibile si rompe, tutela la macchina e quindi lo sbalzo di corrente non arriva all'interno della macchina. Come fai a vedere se è il problema è il fusibile? Vedrai che questo filamento è interrotto, quindi se hai questo problema non ti resta che cambiare il fusibile e puoi ripartire molto semplicemente. Un altro problema che potresti avere è quello che la macchina non scalda. Quindi gira, metti la mano, ma non scalda. Se questo è quello che succede, il problema diventa un po' più serio, perché potresti aver bruciato la testata. C'è un piccolo componente che si chiama il termostato, che serve appunto a portare in temperatura la macchina. Qualora tu abbia questo problema, c'è poco da fare, devi portare la macchina in assistenza. Se invece la macchina smette di girare, quindi senti che scalda, ma la testata gira, hai rotto la cinghia.
Infatti la testata gira grazie a una cinghia che trasferisce il moto di rotazione e potrebbe succedere che si rompa. Considera una cosa, se hai noleggiato una macchina da noi, noi abbiamo un servizio attivo anche il sabato e la domenica, quindi non dovrai far altro che chiamare lo stesso numero di centralino che hai chiamato per la prenotazione e digitare, seguendo la voce dell'operatore, digitare il numero di emergenza. È un numero dove indichiamo se hai noleggiato qualcosa ed è un problema, premi quello, perché ci arriverà direttamente la chiamata sul nostro cellulare e cercheremo di risolvere il problema telefonicamente. Detto questo, non mi resta che augurarti buona festa e buono zucchero filato.